Vi guarda con il suo sorriso ambiguo, Amor omnia vincit di Caravaggio. È sicuramente un'opera ambigua, ma non per ciò che salta all'occhio subito, e cioè quel giovane, forse amante del pittore, con una gamba appoggiata sul letto disfatto. È ambigua perché esalta l'amore, ma forse anche la sensualità, l'eros, il potere della carnalità. Cupido, o se preferite amore o ancora Eros, è il protagonista del dipinto, dio dell'amore e del desiderio sessuale nella mitologia greca. L'amore vince su tutto, e infatti ai suoi piedi giacciono inermi gli strumenti delle scienze, delle arti e della guerra, e quindi il sorriso del giovane dio è anche di soddisfazione, di vittoria. Il quadro era stato acquistato dal genovese Vincenzo Giustiniani, l'antico proprietario dell'attuale palazzo del Senato a Roma. Uomo dall'aspetto severo, giunto a Roma per fare il banchiere, investendo tutti i risparmi che gli erano rimasti dopo che i turchi gli avevano portato via l'isola greca di Chio, da secoli proprietà della famiglia. Per meriti economici fu immediatamente fatto marchese, e grazie ai suoi rapporti con la Chiesa divenne uno dei più ricchi e potenti uomini di Roma. Fine collezionista, Vincenzo teneva il quadro in casa, nascosto da una tendina, perché forse anche a lui sembrava conturbante, sfacciato e un po' fuori luogo. Il quadro è oggi a Berlino, arrivato nella capitale tedesca per caso. Quando le truppe napoleoniche misero in ginocchio Roma, uno dei napoleonici che fece fortuna, inizialmente come esperto di drenaggi idrici, fu tale Turlon. Divenne ricco, nobile e potente, assumendo il nome di principe di Torlonia. Fu noto usuraio, prestando soldi con tassi di interesse altissimi, in modo da poter strappare beni preziosi ai poveretti che non riuscivano a restituire il prestito. Vittima del principe di Torlonia fu proprio l'ultimo dei Giustiniani, che gli lasciò quasi tutto ciò che possedeva, compreso il dipinto di Caravaggio. Torlonia, a sua volta, lo vendette dopo il congresso di Vienna al re di Prussia, che stava riorganizzando all'epoca i musei di Berlino. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!